Non solo chattare, adesso Facebook serve anche per imparare il nuovo codice stradale. Dorotea Gambardella. Metti un pomeriggio tra amiche, tra una confidenza e lo studio, è inevitabile connettersi anche a Facebook per linkare, postare, taggare e adesso anche per esercitarsi con i nuovi quiz per la patente. L'idea, lanciata da un consorzio di 200 autoscuole, è stata un successo, oltre 50.000 iscritti in pochi mesi. Sono molteplici le novità introdotte nel nuovo codice della strada, dall'obbligo dell'esame pratico anche per i motorini ai nuovi test per la teoria. Regole non proprio semplici da digerire, che però attraverso il social network diventano più masticabili. L'obiettivo è preciso. Avvicinare i giovani sicuramente alla conoscenza e alla consapevolezza delle norme del codice della strada con un linguaggio più scherzoso, giocoso, ma sicuramente senza perdere l'obiettivo di fondo, che è quello di educarli correttamente al rispetto delle norme. Si può sfidare a colpi di mouse con applicazioni divertenti tipo lo spatentato, una sorta di Pac-Man su strada, capire l'importanza del casco, che non è un accessorio ma uno strumento salvavita inventandosene uno, fare proprie le nuove regole della guida grazie a vignette ironiche e divertenti, spesso molto più efficaci di noiose lezioni sulle molteplici situazioni che possono presentarsi per strada. Ma poi su Facebook è più semplice perché uno può un po' staccare, poi ricomincia, quindi è più leggero. È molto utile perché mi concentro di più e mi confronto con gli altri miei amici, perché ci scambiamo gli errori, le prove che abbiamo superato, i quiz. Una sorta di comunità virtuale, insomma, dove alunni e istruttori dialogano apertamente con esperti pronti a chiarire tutti i dubbi dei ragazzi. Ecco gli argomenti più ostici. Gli incroci sull'assicurazione, ancora non sono molto pronta. È la composizione del motore e l'assicurazione. Ma il tema più urgente da veicolare è quello della sicurezza su strada, che in Italia costa 14 morti al giorno, 8.000 l'anno, la maggior parte giovani. Tra le principali cause degli incidenti è proprio il comportamento del guidatore, spesso distratto, spericolato. Ecco perché la priorità è insegnare agli aspiranti automobilisti una guida responsabile. Diverse le strategie messe in campo dal consorzio. Formazione di qualità nelle autoscuole, sia per le autoscuole sia per gli allievi. E certamente utilizzo di strumenti didattici innovativi, uniti certamente ad una grande consapevolezza del ruolo sociale che l'autoscuola ha nel panorama della sicurezza stradale. Corsi più vivaci, anche interattivi, dove i formatori tengono costantemente sotto controllo il livello di preparazione dei ragazzi e tarano le lezioni sugli errori più frequenti. Obiettivo non solo passare l'esame e ottenere la patente, ma soprattutto, lo ribadiamo, mettersi al volante sulle due ruote in modo scrupoloso e pienamente consapevole dei rischi per sé e per gli altri. Come dire, dalla piazza virtuale alla strada per raggiungere la via della sicurezza.